Ciao a tutti, come sono andate le feste? Panza piena? Mangiate e bevuto come al solito, ma ormai manca Capodanno. Così finiscono tutte le feste e ci mettiamo tutto a dieta. Per adesso, ma chi se ne frega? Io alla vigilia di Natale, non so voi, ho preparato la pizza di scarola. E con questa, che è stata buonissima, sono avanzati un bel po' di ingredienti che sarebbero la base del soffritto proprio di questa pizza di scarola. E con questi oggi preparerò dei fusilli buonissimi che sono fatti proprio con i pinoli, le olive, le acciughe e un tocco di uva passa. Ok? Adesso andiamo di là in padella perché viene fatto tutto direttamente in padella. Allora mettiamo in padella olio extravergine d'oliva, l'aglio e il peperoncino. Questo è il peperoncino che ho fatto io, in pratica è il peperoncino schiacciato, tagliato tutto a pezzettini e schiacciato. Qua uniamo anche le acciughe e le facciamo rosolare sia l'aglio finché anche le acciughe diventano belle sciolte, che si sciolgono in pratica. Una volta vedete che si sono sciolte le acciughe, abbiamo buttato anche la pasta. Poi aggiungiamo le olive, se sono le olive taggiasche meglio ancora, che sono più saporite, anche quelle di Gaeta. Pinoli, che sono stati anche dissalati. Giriamo, aggiungiamo l'uvetta. I capperi, scusate, ho detto i pinoli, sono i capperi che sono stati dissalati. E per ultimo aggiungiamo i pinoli. Alziamo un po' la fiamma e facciamo rosolare il tutto. Ma bastano 5 minuti. E poi scoleremo dentro la pasta. Pasta cotta al dente, quindi qualche minuto prima della cottura, che c'è scritta sulla confezione, andiamo a metterla direttamente in padella. Anche se rimane un po' di acqua di cottura, va bene. Aggiungiamo il prezzemolo fresco. E andiamo a far insaporire tutto il piatto con la fiamma un po' vivace e il piatto è pronto. Eccoli qua, i miei fusilli speciali sono pronti. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e alla fine del video vi lascio gli ingredienti e anche qualche altro primo piatto molto sfizioso da provare insieme. Ciao, alla prossima!